Buonasera amici di Piero da Saronno, questa sera siamo in compagnia del signor Pozzi, lo chiamano tutti così e dice che pochi lo chiamano con il suo nome che è Mario. Da cosa dipende questo fatto? Dipende che da quando ho iniziato a frequentare l'oratorio sono sempre stato chiamato come Pozzi. Anche diciamo così con gli amici che si frequentassero, sì, tutti più o meno si chiamavano come cognome, ma come nome. Ho capito. E allora è andato così, mi hanno conosciuto. Dove sei nato? A Saronno. A Saronno, Saronnato vero e proprio. Proprio di discendenza da vecchia data di saronnesi, tutti saronnesi. Ottimo, ottimo. Avevamo bisogno di sentire qualcuno proprio Saronnato. Saronnato la piazza della Ciocchina. Ah, ecco, va bene. Senti una cosa, dici che hai frequentato l'oratorio, come tutti allora. Come tutti. Una volta, quale oratorio? Ci andava, via Legnani. Via Legnani. Ah, chi c'era come... Io ho iniziato, se devo iniziare da quando ero piccolo, c'era ancora Don Giovanni Castelli. Quindi famosissimo Castelli. Poi dopo, va bene, smettendo di non frequentarlo per l'età e motivi vari, ho rilasciato i rapporti con l'oratorio quando c'era Don Giorgio Solbiati, il quale è un prete molto attivo e, cioè, devo dire, anche molto disponibile anche a noi di una certa età. Perciò aveva formato questo consiglio anche in oratorio, l'aveva formato già da gente anziani, noi eravamo 6 o 7, eravamo sempre anziani, che anziani per modo di dire, anziani avevamo 40 anni, 45 massimo. E di lì è cominciato tutti i problemi che lui, perché era il tipo di prete che era amante di problemi, lui se non c'erano li andava a cercare, perciò automaticamente, vabbè. E di lì è sorto il discorso della montagna. Montagna, quei tempi là, già da quando c'era il Don Antonio Barone, avevano una casa a Pozza. In quella casa c'è stata, diciamo, in affitto e c'è stata, diciamo, disdettata, no? Nel senso. Quindi automaticamente avevamo bisogno di una casa per i ragazzi, perché Don Giorgio aveva sempre avuto il pannino di avere una casa per i ragazzi. La casa, diciamo, casa per ferie, ecco. Allora, a questo punto lui ha girato un po' e alla fine si è stancato perché non trovava una casa adatta. Adatta era perché, oltre l'ambiente, era anche il prezzo. Ecco, perché non partiamo con un concetto che se paghiamo troppo d'affitto non potevamo mandare i ragazzi con una cifra adeguata a fuori a ragazzi d'oratorio. Allora a questo punto lui si è stancato e ci ha dato l'incarico a noi, però nonostante questo c'era il geometra Cerriani, è il sindaco, perché io che anni avanti? Ostra, che adesso non ricordo più se sta un... Io ormai c'era un 25 che procono. Ah, non so, non so. Adesso la Senovera, per questo se ne è ributtato dal 1984-85. Ma in circa. Ecco. E ce l'aveva offerta questa casa. E allora automaticamente via siamo andati a vedere questa casa. Questa casa che si trova al Passo Brocon era un ex albergo, ma molto molto, se devo essere sincero, conciato. Se devo dire, avevo neanche il tetto. Quando l'abbiamo vista, tra l'altro, tutta piena di neve, non eravamo troppo convinti, ma lui, Don Giorgio, molto preso di spinta, ha detto, se non lo fate voi, lo faccio io. Okay. Non so in che senso faceva questo discorso. E allora siamo andati a trattare questa casa dicendo va bene, la sistemiamo. Infatti posso dire anche i prezzi. Okay. La richiesta della casa era sui 30 milioni, il quale l'oratorio non li aveva. Bussando alla porta della parrocchia, la parrocchia non ce l'ha chiuso, ma ha detto che non ce l'aveva, in poche parole. E allora noi, questi 7-8 e aggregando altra gente, perché non vorrei che lasciare fuori gente che ha lavorato e mi spiacerebbe,
siamo andati a farci con le raccolte di rotame. Non so, non so se è stato l'anno buono, se il Signore ha guardato giù, se il prete ha pregato, non so. In un anno abbiamo fatto una raccolta bestiale, per arrivare al punto tale che, siccome la casa doveva essere pagata in 3 anni, di chiedere uno sconto pagandola subito. Ah. Quindi dopo un anno noi abbiamo pagato la casa. Vuol dire che avete tirato su 30 tutti rotami, tutti di rotami, di rotami, sì. Tutto di rotami, un lavoro molto faticoso, ma gente volontariosa, gente che ci deve lavare cappello per quegli impegni lì, no? Così guarda, ci ha fatto uno sconto di 3 milioni, non so preciso quale che può essere le cifre giuste, no? Siamo partiti per riparare quella casa lì, era come partire un gruppo da gente, di papà e genitori, alla conquista del mondo. Entusiasti al punto tale, siamo partiti. Scusa se interrompo un istante, ma tu lavoravi? Papà dei bambini lavoravano, sì. Quando andavate su allora? Al venerdì sera ritrovavamo la domenica sera. Ah. Per due anni consecutivi, tutti i venerdì fino alla domenica sera. Ho capito. Sì. E allora quel giorno lì che si partiva talmente entusiasti che siamo andati, mi ricordo ancora, 2 macchine e 2 camion, un camion era il mio e un camion era della ditta Radice. Questi camion c'erano su vernice, c'era un sacco di roba. Che compravate? Sì, che compra i soldi un po'. Però devo dire che la fortuna è stata anche che i saronesi hanno collaborato in un modo per quella casa lì incredibile, perché ci ha sempre dato senza mai pagare. Devo dire, ritornando forse, andando un po' più avanti nel discorso, devo dire che siamo andati a comprare tutta la caldaia del riscaldamento. C'era data, quando sono andato a pagarlo, che sono andato proprio io, c'era la signora che dice: ma scusate, posso dirle una cosa? Sì. Io ho sempre creduto e mi ha sempre detto che l'oratorio non paga mai, mentre vedo che lei viene qui per pagarmi la cosa. Lei non ha voluto i soldi. Di fronte a una cosa del genere non ha voluto i soldi. Ce l'abbiamo carogati. Non era così, la prima non l'abbiamo pagata. E come lui tantissima gente, perché il prete aveva una cosa di lui, non so come faceva, trovava gli operai del Radice, trovava gli operai del Bertolotti, trovava e venivano su 1 o 2 muratori insieme a noi. Al venerdì si tornava la domenica, si mangiava là, si viveva là. Là era come una festa, perché eravamo su come tutti i fratelli che si cantava, si callava, per modo di dire, al catrebal per modo di dire, perché si lavorava. Però come dico prima e lo ripeto, non dico nomi anche da gente che si sono impegnate a chiedere, a cercare, perché ci sarebbero da lasciarne uno, chiedere un altro ed è una cosa non giusta. Quindi noi abbiamo fatto questo lavoro per il risanamento di questa casa per quasi 2 anni, dando al venerdì e ritornando alla domenica. E ritornando anche al discorso che stavo dicendo, che noi avevamo un prete che era un fulmine, pensavo a trovare curatori, pensavo a trovare tutto lui, infatti lui riusciva a convolgere della gente, venire su a lavorare, sì, e non si pagava mai nessuno si pagava. L'unica cosa che c'era da mangiare, bere e divertirsi, nel senso che quando la sera si andava al tavolo per mangiare, finito di lavori, che i lavori ne sono stati fatti, eravamo tutti contenti e allegri in un modo tale che credo che era stata un'esperienza meravigliosa. L'unica cosa che spiace, quando adesso sto parlando di questa esperienza, che l'età è avanzata troppo e avrei voluto che l'età rimanesse per ricominciare ancora e andare ancora, perché io quella casa lì me la sento, non dico mia, ma come mia, diciamo così. Ecco, e allora ancora adesso frequento, vado e sono felicissimo ad andare. Poi adesso non c'è più tutto Giorgio, ci sono gli altri parroco che non sono al suo pari, mi dispiace dire questo, purtroppo lo devo dire. Però abbiamo anche adesso l'amministratore generale, che è il Perego Mario, che lui è l'amministratore generale, e quadra sempre i bilanci, li quadra sempre, perciò non quadrarli perché i soldi sono sempre pochi, no? E allora penso a quadrarli.
E cos'è la casa? Dobbiamo dire che oggi, come oggi, se andiamo a vederla, a affrontarla, non dobbiamo dire che è un gran albergo, ma è un bel albergo. Signor Pozzo, innanzitutto, di che classe sei? Del 31, 1931. Sei giovane, pensavo che avessi più anni. Allora. E questo, secondo me, è stato l'evento della tua vita. Beh, devo dire che ho avuto altre soddisfazioni, se vogliamo parlare campo rettoriano, campo del centro sportivo e via, perché io sono sempre stato attaccato a queste cose. Però lì è una cosa a parte, una cosa legata proprio al 100%. Che hai vissuto intensamente. Sì, intensamente, che io se posso non rinuncerei neanche una volta di non andarci o di non frequentare. Anzi, vorrei... Sono un po' pressato perché vorrei fare qualcosa, non posso dirlo. Ho capito. Ce l'ho in mente di fare qualcosa, perché io l'ho già detto a tutti che prima di morire vorrei fare qualcosa. Che cosa? È una cosa che abbiamo parlato tra noi, non ne possiamo pubblicarla. Ma dirlo? No, non possiamo. No, perché può darsi che va a vuoto, è una cosa impossibile. No. Perciò non si dice. Vabbè, questo è solo per far capire la volontà e la smania che io avrei ancora per andare su a fare qualcosa. Ho capito. Va bene, senti, io saluto tutti gli spettatori di Piero da Saronno, se vuoi dire qualcosa anche tu agli spettatori che ti hanno guardato fino adesso. Agli spettatori che mi hanno guardato, cosa voglio dire? Agli spettatori, lo dico, speriamo che gli spettatori che stanno guardando questo filmetto, diciamo così, riescano anche loro a inserirsi di una volontà di proseguire a... diciamo la funzione di questa casa.